La diversificazione è una tecnica che riduce il rischio allocando gli investimenti fra vari strumenti finanziari, settore e categorie. Mira a ridurre al minimo le perdite investendo in aree diverse che reagirebbero in modo diverso allo stesso evento. La maggior parte dei professionisti degli investimenti concorda sul fatto che, sebbene non garantisca che effettivamente non ci siano perdite, la diversificazione è la componente più importante per raggiungere obiettivi finanziari a lungo termine, riducendo al minimo il rischio. Oggi chiariamo però quali sono i vantaggi e gli svantaggi della diversificazione, perché ce ne sono anche, ma solo dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio, io sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziario AIF ed autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi. Oggi ritorniamo a parlare di educazione finanziaria e in particolare affrontiamo il problema della diversificazione, tanto acclamata da alcuni e tanto criticata da altri. Ma quali sono i reali vantaggi e svantaggi della diversificazione? Prima di iniziare naturalmente a parlarne, ricordiamo che questi non sono assolutamente consigli finanziari o di investire in uno o altri strumenti, né tantomeno un invito a investire in generale. Io non sono un consulente finanziario, ma porto questi contenuti a scopo prettamente didattico ed informativo. È essenziale per gli investitori avere un portafoglio diversificato, che è una raccolta equilibrata di azioni, obbligazioni ed altri investimenti in settori che non siano correlati. Questo perché queste attività lavorano insieme per ridurre il rischio di perdita permanente all'investitore e la volatilità complessiva del portafoglio. Il compromesso della diversificazione è una riduzione associata al potenziale di rendimento di un portafoglio. Tuttavia è possibile avere una eccessiva diversificazione. L'eccessiva diversificazione si verifica quando ogni investimento incrementale aggiunto al portafoglio riduce il rendimento atteso in misura maggiore rispetto alla riduzione associata al profilo di rischio. In un certo senso, un investitore può detenere così tanti investimenti che, invece di diversificare il proprio portafoglio, si è praticamente impegnato a un peggioramento del suo portafoglio perché non c'è alcun vantaggio aggiuntivo per gli investimenti incrementali posseduti al di sopra di un certo livello. Non esiste un limite assoluto che distingua un portafoglio adeguatamente diversificato da uno eccessivamente diversificato. Come regola generale, la maggior parte degli investitori attribuirebbe un portafoglio sufficientemente diversificato a uno che detiene fra i 20 e i 30 investimenti in vari settori del mercato. Tuttavia, altri preferiscono mantenere un numero maggiore di titoli, soprattutto se sono titoli di crescita e più rischiosi, per cui molto più volatili. Invece di essere un numero assoluto, l'eccessiva diversificazione è più una funzione di avere tante posizioni troppo piccole, magari collerate una all'altra. Ad esempio, non tutti gli investitori devono possedere azioni petrolifere o azioni del tabacco per avere un portafoglio diversificato, soprattutto se ciò sarebbe in conflitto con i propri valori. Allo stesso modo, possedere più di 100 azioni, ad esempio, può rendere difficile per un investitore tenere il passo con il proprio portafoglio, il che potrebbe fargli trattenere la perdita di azioni per troppo tempo, perché ricordo, le aziende nel portafoglio non vanno messe così buttate, ma vanno controllate costantemente per capire se il business si sia deteriorato oppure no. Ma quali sono i rischi di una eccessiva diversificazione? Il più grande rischio di una eccessiva diversificazione è che riduce i rendimenti di un portafoglio senza andare a ridurre significativamente il suo rischio. Ogni nuovo investimento aggiunto a un portafoglio riduce il suo profilo di rischio complessivo. Allo stesso tempo, queste aggiunte incrementali riducono anche il rendimento atteso del portafoglio. Tuttavia, a un certo punto, un investitore raggiungerà il numero di investimenti in cui il beneficio della riduzione del rischio a ogni nuova aggiunta è inferiore alla diminuzione dei guadagni attesi. Pertanto, non c'è alcun vantaggio incrementale nell'aggiunta di tale investimento. L'altro pericolo di una eccessiva diversificazione è che distoglie l'attenzione di un investitore dalle sue idee più convinte. Sarà necessario troppo tempo per rimanere aggiornati su tutte le partecipazioni che sono all'interno del portafoglio. Ciò potrebbe indurre a concentrarsi troppo sulla perdita di investimenti e non abbastanza su quelle che sono le azioni vincenti del portafoglio. Sarebbe meglio coltivare le idee vincenti e aggiungere capitale a quegli investimenti, eliminando quelli cattivi che non aggiungono un vantaggio veramente incrementale. Il modo generalmente accettato per misurare il rischio è osservare i vari livelli di volatilità, cioè più bruscamente un'azione di un portafoglio si muove in un periodo di tempo più piccolo, verso il basso o verso l'alto, è più rischioso quell'asset. Un concetto statistico chiamato deviazione standard viene utilizzato per misurare la volatilità. Quindi si può pensare, anche se effettivamente non è così, ma lo dico solo per semplificare la situazione,
che la deviazione standard significhi rischio. Molti investitori hanno l'idea sbagliata che il rischio sia proporzionalmente ridotto a ogni azione aggiuntiva in un portafoglio, quando in realtà questo non potrebbe essere più lontano dalla verità. Ci sono delle prove che puoi ridurre il tuo rischio solo fino a un certo punto, oltre il quale non ci sono ulteriori benefici dall'eventuale diversificazione ulteriore. Detto ciò, come si può diversificare al meglio senza cadere in questo tranello della eccessiva diversificazione? Il rischio non deve necessariamente essere specifico di un settore, è spesso presente a livello di un'azienda. Immagina un'azienda che abbia un leader rivoluzionario, diciamo Apple con Steve Jobs. Se quel leader lascia l'azienda o muore, l'azienda subirà un impatto negativo nel breve periodo. Il rischio specifico di un'azienda può verificarsi per quanto riguarda anche una legislazione o anche per una variazione delle preferenze del consumatore. E non si parla solo di azioni qui. Diverse classi agiscono in modo diverso sulla base di condizioni macroeconomiche generali. Ad esempio, se la Federal Reserve aumenta i tassi di interesse, i mercati azionari potrebbero continuare a funzionare bene a causa della relativa forza dell'economia. Tuttavia, l'aumento di tassi fa diminuire i prezzi delle obbligazioni. Pertanto, spesso gli investitori prendono in considerazione la possibilità di dividere i propri portafogli in alcune classi di attività diverse per proteggersi dal rischio finanziario diffuso. Una teoria del portafoglio più moderna suggerisce di inserire asset alternativi come asset class di mercati emergenti che vanno oltre l'investimento in azioni e obbligazioni. Con l'avvento della tecnologia digitale e dell'accessibilità ai mercati, gli investitori ora possono investire il proprio denaro anche in immobili, criptovalute, materie prime, metalli preziosi e altri asset con estrema facilità. Ancora una volta, ciascuna di queste asset class ha diverse leve che determinano ciò che le rende di successo. I rischi politici, geopolitici e internazionali hanno un impatto mondiale soprattutto per quanto riguarda le politiche delle nazioni più grandi. Tuttavia, paesi diversi che operano con politiche monetarie diverse forniranno opportunità e rischi diversi a un investitore. Ad esempio, immagina come una modifica legislativa alle aliquote dell'imposta sulle società, per esempio statunitensi, potrebbe avere un impatto negativo su tutte le entità che sono presenti appunto negli Stati Uniti. Per questo motivo bisogna prendere in considerazione l'idea di ampliare il portafoglio per includere società e partecipazioni in diverse località fisiche. Quando si considerano gli investimenti e la diversificazione, bisogna anche valutare l'arco temporale in cui si opera. Ad esempio, un'obbligazione a lungo termine ha spesso un tasso di rendimento più elevato a causa di un rischio intrinseco più elevato, proprio per la lunghezza temporale, mentre un investimento a breve termine è più liquido e produce anche meno in termini di rendimenti. Parlando di REITs, ad esempio, dove io sono molto appassionato, le proprietà immobiliari possono essere bloccate in contratti di locazione a lungo termine. In generale, le attività con tempi più lunghi comportano dei rischi, ma spesso dei rendimenti più elevati per compensare appunto tale rischio. Per ritornare al numero, non esiste un numero magico di azioni da detenere in un portafoglio per diversificarlo al meglio ed evitare delle perdite. Inoltre è impossibile ridurre tutti i rischi di un portafoglio. Ci sarà sempre un rischio intrinseco dell'investimento che non può essere diversificato e in alcuni casi non può essere previsto. Si discute su quanti titoli siano necessari per ridurre il rischio mantenendo un rendimento elevato. L'opinione più convenzionale sostiene che un investitore può ottenere una diversificazione ottimale con solo 15 o 20 titoli distribuiti in vari settori e in varie nazioni. Altre opinioni contestano che invece 30 titoli siano il numero ideale di partecipazione. Per gli investitori che potrebbero non essere in grado di permettersi partecipazioni in 30 società diverse, sia per motivi di liquidità, ma anche per costi di transazione, orientarsi verso gli ETF è una soluzione più semplice da gestire. Detenendo uno o pochi fondi si possono ridurre i costi e avere un'enorme diversificazione. Bene, fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di questa nuova rubrica sull'educazione finanziaria e in particolare cosa ne pensi della diversificazione. Ci sono tantissime cose da dire e da imparare, non vedo l'ora di andare a dirle tutte. Se questo video è stato di tuo gradimento, per favore ti chiedo di supportarmi con un pochissimo, con un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube, per farmi crescere su questa piattaforma. A te costa un attimo, ma per me significa il mondo. Se poi sei nuovo su questo canale, ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. E inoltre, se vuoi sostenermi a costo di un caffè al mese, puoi abbonarti qui su YouTube o su Patreon. Bene, anche per oggi è tutto e non mi resta solo che salutarti e arrivederci a un nuovo video. Ciao, a presto!